Prende la parola il Presidente della Repubblica. Signori rappresentanti del Senato e della Camera, signor Presidente del Consiglio, rappresentanti del Governo, signor Presidente della Corte Costituzionale, prendo la parola essenzialmente per un breve e calorosissimo saluto ed augurio ai nuovi laureati Cavalieri del Lavoro. Credo molto a questa cerimonia e credo molto a questo momento solenne di riconoscimento delle risorse migliori, delle eccellenze della nostra imprenditoria, e sono anche molto lieto nel vedere quanto questo riconoscimento sia apprezzato nel suo giusto valore da coloro che lo ricevono. Abbiamo poco fa anche potuto consegnare la medaglia d'oro a quanti lo hanno ricevuto già 25 anni o solo. Credo che davvero sia un fatto molto confortante in una situazione per tanti aspetti complessa, compresa sul piano mondiale, sul piano europeo, sul piano nazionale, per quello che riguarda l'economia. Noi abbiamo proprio qui testimoniata, rappresentata una delle grandi risorse su cui possiamo contare per il futuro dell'Italia. Questa risorsa si chiama imprenditoria, dinamismo imprenditoriale, iniziativa imprenditoriale, eccellenze, talenti imprenditoriali. Io ho occasione di compiere visite di Stato, l'ultima qualche settimana fa in Cina, in questo paese in crescita impetuosa che sta diventando, è già diventato protagonista del nuovo quadro economico mondiale, e incontro dappertutto, ho incontrato anche in Cina rappresentanti della nostra industria e anche di altri rami di attività economica. Per esempio sono stato colpito dalla presenza molto attiva anche dei rappresentanti del nostro mondo assicurativo, che sta ottenendo anch'esso successo in Cina, e vedo quanto siano apprezzati i nostri operatori, vedo anche, devo dire, quanto siano qualificati, e spesso qualificatisi anche per esperienza in un continente lontano come l'Asia, i rappresentanti permanenti delle nostre imprese. Questo è veramente grande motivo di fiducia per noi. Così come l'altro grande motivo di fiducia rappresentato plasticamente in questa assemblea è quello delle giovani generazioni, della risorsa rappresentata dalle giovani generazioni, e noi, come voi sapete, oggi procederemo anche alla premiazione degli alfieri, quindi dei migliori talenti che possiamo trovare molto numerosi e molto protesi verso l'avvenire tra i giovani che escono dalle nostre scuole secondarie superiori, che si avviano all'università e di lì poi faranno il salto nell'attività pubblica e privata, nelle professioni e nella stessa imprenditoria. Io ho ascoltato il discorso del Ministro Romani, il discorso del Presidente Benedini, e potrei anche essere sollecitato da loro riferimenti alle tematiche economiche che sono all'ordine del giorno del Paese. Non lo farò, anche perché nella fase attuale della vita istituzionale comprenderete che anche a chi parla si impone un giusto riserbo. Io vorrei quindi soltanto fare accenno al fatto che nel quadro delle conseguenze, ancora come si è rilevato, tutt'altro che lievi, della crisi economica mondiale innescata da inquinamenti e cedimenti del sistema finanziario, a cominciare dagli Stati Uniti d'America, si collocano turbolenze finanziarie che persistono, che investono ancora una volta l'Eurozona, e sappiamo che da ciò possono anche derivare incognite per un paese come il nostro, gravato da un pesantissimo stock di debito pubblico. Abbiamo il dovere di fare fronte a questo vincolo che pesa tanto anche sul nostro bilancio anno per anno, attraverso un costo purtroppo variabile, spesso variabile in crescita, del costo del servizio del debito, e è molto importante che noi diamo nelle prossime settimane un segno di continuità e di rigore attraverso l'approvazione nei tempi stabiliti
delle leggi di stabilità e di bilancio per il 2011. Io perciò considero molto importante il fatto che si sia dimostrato senso di responsabilità da parte di tutte le forze politiche, decidendo di dare l'assoluta precedenza all'approvazione delle leggi di stabilità e di bilancio anche rispetto al dibattito politico che è aperto e che troverà successivamente il modo di svilupparsi in Parlamento. È stato, ripeto, un segno di senso di responsabilità e avremo bisogno di altri segni di senso di responsabilità da parte di tutte le forze nel prossimo avvenire. Così come vorrei dire, questo è l'unico riferimento che io faccio ai temi delle politiche economiche, che considero altamente apprezzabile lo sforzo avviato dalle parti sociali, tutte senza eccezione, rappresentanti delle forze imprenditoriali e rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori. Il fatto che le parti sociali abbiano finora già concordato 4 documenti propositivi sulle emergenze sociali, sullo sviluppo del Mezzogiorno, sulla ricerca e sull'innovazione e sulla semplificazione è un esempio che io mi auguro possa fortificare e lo collocherei tra i segni di uno spirito di condivisione rispetto ai problemi di fondo e alle esigenze di sviluppo del nostro Paese. E qui concludo semplicemente dicendo che bene, anche a questo proposito avremo bisogno di altri segni di questo spirito di condivisione nel prossimo futuro. Con questo auspicio e con l'augurio più vivo ai giovani che riceveranno il titolo di Alfieri e le congratulazioni sincere a voi tutti che ricevete le insegne di Cavaliere del Lavoro,